Per mantenerti in forma fisicamente, che fai? Beh, in questo periodo non ho tempo di fare altro che un po' di corda, quando riesco a fare 10-15 minuti di corda, tipo i pugili. Sì. Meno male perché pensavo ad altro. Sperando di non schiattare, perché la corda è faticosa, ma non ho tempo di andare a correre o di fare altro. Faccio le scale, quindi quando salgo a casa o in ufficio, che sto al settimo piano, cioè, rischio anche lì di Al schiattare, ma... settimo piano dove? Eh? Al settimo piano dove? A Roma c'è un ufficetto in zona non lontano dalla RAI. Sì. Ma Dov'è? dai, anche Non lo no, sapete? no, non lo sapevo. Quando vuoi, quando vieni a Roma. Te parli con uno che ha la sede legale in Viale Mazzini, eh? Ah sì? Sì. Di Milano? Sai quello che No, parla di Milano? di Roma. Lo so. Siamo vicini d'ufficio. Io sto a Dai. Piazza De Clodio, quindi stiamo Ah, di che fronte al bello. tribunale. Meraviglia, meraviglia. Dove Sì. c'è un McDonald's che un tempo era 24 ore, se non sbaglio. Esatto, no, tuttora è 24 ore, da lì passa chiunque, anche Michael Jackson una volta è passato, e di fronte c'ho l'ufficio io. Meraviglia. Sì, meraviglioso. E quindi, vabbè, mi tengo in forma con le scale e mangio in maniera attenta, nel senso che sto, tranne rari casi, cerco di contenermi a un primo a pranzo e un secondo a cena. Senti un po', secondo, tanto deve essere un momento sincero questo. Quanto speri che Carlo Conti conduca l'anno prossimo il Festival di Sanremo e lasci magari anche nella prossima stagione per un piccolo periodo l'eredità? Guarda, io spero che Carlo faccia bene il suo lavoro, si diverta e soprattutto si goda questo periodo straordinario della sua vita, che certamente è dovuto anche al fatto che si è sposato e quindi ha trovato, ce l'aveva sicuramente anche prima, ma il migliore equilibrio che un uomo possa trovare, e alimentato anche dall'arrivo di un figlio. Io l'ho preceduto di qualche mese e so quanto la vita sia cambiata proprio in una maniera straordinaria e inimmaginabile. No, Quindi spiega, ciao. spiega, spiega. Mi interessa saperlo. Cioè, che co come No. Beh, è inspiegabile perché anche per uno che ha fantasia tanta come ho io, non ti aspetti che una creatura ti modifichi la pelle, la giornata, le aspettative. E tutto cambia, e tutto cambia in molto meglio, perché comunque sei. Io ero già motivato prima a fare bene il mio lavoro, avevo energia, voglia, entusiasmo, ma l'arrivo di un figlio, un figlio ovviamente amatissimo, ti raddoppia, ti moltiplica tutto all'ennesima potenza, anche perché poi devi avere il tempo di stare anche con lui, devi avere il tempo di starlo, di vederlo, di coccolarlo e poi di passargli. Come dire, di passargli il testimone, quindi di spiegargli la vita, di cercare di fare bene il padre o la madre, nel caso appunto, di essere complice della sua crescita nei modi che poi si renderanno possibili, perché sai, sta roba poi la scopri giorno per giorno. Qual è la prima Quindi cosa che gli hai regalato? Qual eh? è la prima cosa che hai regalato a Stella? Ovviamente magari qualcosa di simbolico che non sia un pupazzo, se c'è chiaramente. Ma guarda, adesso dovrei dirti tante cose perché gli ho regalato. Ma io le ho regalato intanto il mio tempo, perché io da quando Carlotta ha aspettato fino a 3 mesi dopo che è nata, io sono stato sempre con loro, tranne ovviamente quando c'era qualcosa di fondamentale del lavoro, ma non ho mancato un appuntamento di quelli fondamentali. Sono stato un padre all'altezza. Esemplare. Per una volta posso dire veramente che non sono stato ritardatario in nulla in questo caso. L'ho vista arrivare, quindi insomma i più grandi regali me li sono fatti a me. A lei, beh, a parte il classico sacchiotto di partenza che poi purtroppo si è anche rotto, però per il resto tutti i regali per stimolarla a crescere, a giocare, a divertirsi. E adesso per l'anno le regalerò un libro con tutti i messaggi che sono arrivati per lei da Oh, parte vedi, bello questo. di tutti gli amici. Sì, è un lavoro che è durato un anno perché ho dovuto Bello. prenderli da tutte le parti e metterli e farci un libricino, insomma. Bello, bello. Sì, tra l'altro, no, bello che non lo sanno ancora, ecco. È No, strappato dentro, era una sorpresa, vabbè, cerca di non dirlo in giro. ma figura, rimane tra noi, va. Rimane tra noi Sì. nel filmato. Sì. E vabbè, e quindi, No, insomma, dicevamo di l'importante. Carlo, invece.
Carlo, Carlo gli auguro intanto quello che ti dicevo prima, cioè la stessa gioia che sto vivendo io. E poi gli auguro di continuare a divertirsi nel lavoro, come si vede, sta facendo con sempre maggiore equilibrio e sempre maggiore serenità nel farlo. E guarda, io ti dico la verità. Fare l'eredità mi diverte molto, molto divertente. È un gioco molto divertente da condurre, da fare, da vivere. È tosto, è Dai, faticoso, è possiamo già difficile. dirlo che hai già fatto le prime puntate. Sì, qualche Dai. puntata l'ho fatta, l'ho messa in cantiere e ovviamente ogni giorno mi sento più a mio agio. Però, attenzione, io detesto quelli che allungano le mani sulle cose degli altri. Questa è una cosa di Carlo che lui mi ha prestato, come quando un amico ti presta una macchina, ti fa fare un giretto. Io faccio con gioia il giretto, la gestisco a modo mio perché comunque insomma sono un pilota anch'io. Certo. Poi però quando è finito il periodo di prova, di divertimento, io gli restituisco le chiavi, pago le bollette come abbiamo anche detto l'altro giorno in un'intervista e questa è una macchina sua, io non voglio assolutamente mettere le mani avanti. Poi sarà lui se avrà bisogno o per Sanremo o per altri motivi e soprattutto se io sarò andato bene, se sarò stato all'altezza di questo compito, cosa che spero vada in questa direzione, sarà dirmi: guarda Fabrizio, mi farebbe piacere fare così.